siamo alle terze medie di Boretto. Di quale scuola? La scuola di Boretto, la scuola media di Boretto. Sono Rosina, sempre una staffetta che porta a Decimo delle armi che deve portare a Via Dana. Real time. Ma è inquietante. È che i tedeschi vogliono attraversare il fiume per scappare dagli alleati e alla fine si buttano perché non hanno scelta. Beh, il ponte hanno rotto. Giù, siete morti! Siete bellissimi! Però siete troppo indietro! Di Decimo nessuna traccia. Il suo cadavere non verrà mai ritrovato. Lei fa Antonia, in tre scegli lei. Io sono una donna di casa. E praticamente noi dobbiamo fare la parte della mamma triste, che non vede, giustamente gli è morto il marito e non vede il figlio. Quindi è preoccupata. Deve sperare che non è morto pure il figlio, perché sennò è da sola. È diventato un partigiano. Sì, che poi invece lo sarà. Lo sarà. E poi vediamo più a lungo come si fa la storia. Figo. Ma ogni tanto ci pensate mai che poi dovete fare lo spettacolo vero davanti a tanti? Non ne ho preoccupazione. Io non ne ho preoccupazione. Meglio che non ci penso. Ma io devo dire solo una battuta, sono a posto io. Qual è la tua battuta? Non me la ricordo. Fermi, dove siete? Beccati! Sulle armi! Ho detto sulle armi! Ti avevo detto mando, ti avevo detto bene! No! Le nostre colleghi, diciamo così, che faranno le staffette. Senti, ma cioè, la staffetta, cioè, hai capito un po' il ruolo della staffetta qual era? Sì, cioè doveva portare le armi, una cosa illegale, senza farsi scoprire, e anche attraversando il ponte, quindi controlli con i tedeschi. E lo facevano di solito le ragazze perché potevano girare più liberamente, non dovendo essere arruolato per la guerra. Andiamo? Dai. Mi sento brutta. Fascisti, anzi lei è una fascista, lei invece è una partigiana, come vede sono amici in questo momento, tu fai due parti, sia della fascista e sia della cowboy, che fai? Partigiano cowboy. Tu che personaggio fai? Ma c'è pure il video. Partigiano 1. Siete lo stesso personaggio? Sì. Auguri. Potrà capitare che un vostro compagno si scorda una battuta? Subito pronti a intervenire e sostenerlo. Non lasciatelo da solo nella sua difficoltà, che è emozionante per lei vedere i suoi amici. Li vedo in una veste diversa e mi si presentano sotto un aspetto che è nuovo anche per me. Vogliamo far passare queste vacche, sto perdendo la pazienza. Partiamo!
proviamo, quindi è normale che c'è ansia, ma non troppo. I soldati tedeschi sbandati si raccolgono numerosi sulle rive, cercano imbarcazioni. L'unico modo che avete è darvi prigionieri. Noi! E alla fine, a conclusione, i partigiani vanno alla vittoria e si festeggia tutto, i festeggiamenti. Poi, appena dicono così, entrate tutti a fare una gran cacciara. Sfogatevi adesso, ok? Vi diamo l'ordine di sfogarvi. Però con ordine... Tutti dentro! Tutti bravi. Beh, dai. Partigiano e narratore. Ho una bellissima maglia, aspetta. Me l'ha prestata mia mamma. Bravissimi. Che è una sindacalista e gliel'hanno regalata in manifestazione. Padroni di niente, servi di nessuno. Something is